sto accennando, il mare che noi stiamo costeggiando appartiene al Golfo di Gaeta. Il Golfo di Gaeta, noi vedremo adesso l'estremità più settentrionale, e sicuramente ho sentito che siete stati a Pompei? Il Golfo di Gaeta è chiuso tra Terracina e Capo Miseno, Bacoli, quindi già siamo nel comune di Napoli, e poi da lì poi inizia il Golfo di Napoli. Sono più di 200 km in linea retta di golfo, ed è un golfo importantissimo. Da Gaeta Vecchia avete avuto la percezione di un'altra propaggine di questo golfo, e vi è sembrato sicuramente un lago, perché sembra è chiuso tra queste montagne. Quindi il mausoleo di Lucio Munazio Blanco domina tutto questo Golfo di Gaeta, tanto che negli anni 50 gli è stato collocato il faro che illumina tutto appunto il golfo. La zona che stiamo attraversando si chiama Ariana, guardate, vedete sulla sinistra Ariana Garden, e questo nome Ariana ci ricorda che il nostro territorio era frequentato dai romani, e i romani conoscevano questo luogo come il luogo dell'aria sana, per questo Ariana rimanda appunto a quell'idea. È un, diciamo, Gaeta, anche ci troviamo ancora nel comune di Gaeta, qui tra poco arriveremo a Sperlonga e vi indico appunto il limite. È un comune caratterizzato dalla presenza della montagna da un lato e del mare dall'altro. Sono sicuramente i monti Paurunci, che sono delle propaggini dei monti Ausoni che finiscono in mare e entra appunto nell'acqua. Dove leggete a sinistra le scissure, lì è presente, dove c'è questo signore, c'è la spiaggia dei nudisti. Quindi se avete intenzione di praticare il naturalismo, non vedete niente perché siamo troppo in alto. Non c'è niente, fa freddo a quest'ora, non c'è niente. Ah, perché lei non... Allora, voi avete l'autista che è anarchico, non ve lo porterò appresso. No, non va assolutamente bene. Nella parte sottostante, intanto cominciate a vedere delle spiaggette, sono delle insenature naturali che appunto... ecco, vedete tutto quanto, sono delle insenature naturali molto frequentate. Qui siamo ancora in spiaggia di Gaeta e abbiamo, ecco, l'ultima spiaggia. Perché? Perché poi l'ultima spiaggia, diciamo, venendo da nord, e vi stavo dicendo, noi ci troviamo molto più in alto rispetto a queste insenature naturali, alle spiagge sottostanti, tanto che tra poco, sempre sulla sinistra, leggete spiaggia dei 300 gradini, quindi significa che per scendere giù dobbiamo fare una scaletta, eccola, 300 gradini, una scaletta di 300 gradini e scendere là. L'importanza di Sperlonga è cresciuta proprio in concomitanza dei lavori della Via Flacca, perché questi lavori hanno permesso lo studio e la scoperta della villa di Tiberio. Avete visitato Sperlonga? No. È nel vostro programma? No. Va bene, sarà per la prossima volta. La villa di Sperlonga prende il nome da Spelunca, Spelunca in latino significa grotta, e al di là di, adesso attraversiamo l'ultima galleria, subito dopo questa galleria noi abbiamo sulla sinistra il museo di Sperlonga. Questo museo di Sperlonga è una struttura all'interno della quale sono stati raccolti tutti i reperti che provengono dalla grotta Comiastico, che è appunto l'Eneide, nella quale opera Augusto fa risalire la sua origine a un troiano, e quindi a un'antica origine, un troiano che è stato anche a Gaeta, ha seppellito lì la sua nutrice Caietas, e da Caietas è derivato il nome di Gaeta. E questo Tiberio prende una netta distanza, facendosi appunto dichiarare le origini dal nemico di Enea, che è un greco, quindi Ulisse. Questa, diciamo, dichiarazione di appartenenza, uno che deriva da una stirpe
stirpe greca, l'altro che deriva da una stirpe troiana, e che sono due stirpi che nella guerra di Troia hanno evidenziato appunto la loro ostilità e il loro conflitto, è indice anche del fatto che i rapporti tra padre e figlio non erano dei rapporti lineari e pacifici. E quindi Tiberio ci tiene proprio a prendere le distanze da questo padre adottivo che non sopportava, un padre adottivo che lo aveva indirizzato a una vita militare, a una vita politica che Tiberio assolutamente non voleva, un padre adottivo che lo aveva costretto a sposare una donna che non amava, che era Giulia. In quanto Ulisse, diciamo, viene educato all'arte militare, ma lui, se avesse potuto essere pacifista, l'avrebbe fatto tranquillamente, tanto che utilizza la parola proprio come elemento di diplomazia e attraverso questa parola sviluppa la cosiddetta astuzia. E che cosa accade? Che viene contattato da Mercurio o Hermes, il quale gli spiega che la maga Circe ha queste doti e che lui può evitare, bevendo una pozione, di trasformarsi in maiale. Quindi che cosa accade? Che Ulisse e la maga Circe entrano in contatto e la maga Circe subito cerca di sedurre, ecco mi viene il termine, Ulisse, e infatti lo seduce e diciamo se lo porta anche a letto. Lo leggete tranquillamente nell'Odissea. Che cosa accade? Che lui viene invitato anche lui a bere questo intruglio, ma Ulisse non si trasforma appunto in maiale, lei resta particolarmente colpita e quindi da lì scocca l'amore. Durante il periodo in cui Ulisse e la maga Circe sono state insieme, Ulisse diventa padre di Telegonon, che è un ragazzo che Ulisse e la maga Circe, appunto il figlio che nasce dalla relazione tra i due. Subito dopo Ulisse viene richiamato sempre da Mercurio, perché è un anno che sta fermo lì e ora che si rimette in viaggio, quindi prende e parte. Da Telegono deriva la discendenza di tutti gli abitanti, quindi è il capostipite di tutti gli abitanti che abitano nel territorio del Circeo, sul promontorio del Circeo, che è anche questa una montagna che entra nell'acqua, una montagna tutta verde, è un parco vero e proprio, e praticamente diciamo ha una frequentazione precedente, perché il Circeo ha una serie di stavo pensando alla stessa cosa, quindi ero un poco distratta. E questo promontorio ha tutta una serie di grotte naturali alla base che erano frequentate dall'uomo di Neanderthal e dall'uomo Sapiens. Nella parte dove c'è il campanile del Duomo di Sant'Erasmo c'è appunto una tielleria, e mangiare appunto una frutta di tiella. Vi ripeto queste cose prima di lasciarvi, perché adesso qua stiamo pensando a organizzazioni pullman e organizzazioni varie, quindi abbiate un attimo di pazienza. Allora, ripeto, in autobus, scusate, in nave siamo più liberi, quindi ci muoviamo tranquillamente e separatamente. Sono noi. È tutto pieno sopra. Ah,
Perché sono cicerchie, sono dei cereali, dei legumi, dei legumi, che, dei legumi insomma, che vengono coltivati qui a Pomi. Allora adesso ci dobbiamo salire sugli autobus. Aspettate, gli autobus più avanti? Ok, quanti ne sono i nostri? 47. 47. 47, quindi? Signori, qui! E quindi un grande lavoro! Siamo? Si è riempito tutto questo? Sì, un po'. Beh. Scilla, attraverso la realizzazione appunto di muretti a secco, al ridosso di questi muretti a secco è facile trovare delle piccole cisterne, che sono delle cisterne per l'approvvigionamento idrico. Perché il Tanza è un'isola e ha avuto una sorgente, diciamo così, che alimentava tutta quanta l'isola, e sorgente che partiva da Cala del Lasso, che è appunto una località dove era presente questa sorgente. Nel corso di secoli la sorgente si è prosciugata e quindi diciamo, il problema dell'acqua è sempre stato un problema notevole, tanto che attualmente, a parte una distallatore che è presente appunto sull'isola, l'acqua arriva a casa attraverso una nave cisterna che appunto rifornisce di acqua quotidianamente. Per quanto riguarda l'estensione di Ponza, in lunghezza siamo sui poco più di 7 km, quindi non è un'isola molto grande, però è tortuosa. Abbiamo un'idea di questa grandezza per perché appunto facciamo questo percorso tortuoso e che sale verso l'alto. Non abbiamo delle montagne, la zona più alta di Ponza è Monte della Guardia, che si trova verso il porto, poi ve lo faccio vedere, ed è una diciamo, ha un'altezza, questa Monte della Guardia, di 230 metri di altezza rispetto alla linea del mare. Allora, piano auricolare lo può accendere, così nel frattempo che si avvicina vi do alcune spiegazioni. Quindi, alle nostre spalle, voi potete vedere, adesso che vanno via i pulmini, l'isola di Palmarola. Sulla cima della montagna una struttura è un fortino, dei fortini poi parliamo quando siamo in autobus. Al di sotto di noi c'è questa struttura bianca che è appunto il poliambulatorio. Ponza non ha un ospedale e quindi c'è questo, questo poliambulatorio che aiuta, diciamo, fa il primo soccorso nei momenti in cui ci sono dei disagi. Poi arriva l'eliambulanza da Formia, e perché Formia è appunto subito dopo, e i malati vengono portati nell'ospedale più prossimo, che è quello di Formia.
Formia. Se poi c'è qualche gravità che Formia si va a Roma, insomma anche a Latina, perché anche a Latina c'è una buona accoglienza. Ruta non si muore prima, qui non si muore. Strano che si ammalino anche. Strano che si ammali, lo so, ma le malattie sono legge. Vita delle tutti, ma chi ha visto sempre la lista incontrata, ok? Abilità naturali che sono appunto delle grotte di tufa. Queste grotte poi sono state adattate con degli avamporti in cemento e quindi sono realizzate delle vere abitazioni. Le grotte prima della realizzazione ultima sono state sistemate con degli ambienti, quindi delle stanze che erano delle stanze attive, quadrangolari, che gravitavano tutte quante attorno a delle aree, dei quartieri interni. Questa è Calafeuta con le piscine naturali e su questa zona vi abita anche l'abitazione di Bruno Vespa. È Ponza dove dovrebbe, secondo la leggenda, essere la Circe, ma c'è una zona particolare. Mentre le Strigoni e Formia, poi si chiama anche Rivelatisse perché a Spallonga, nella villa di Tiberio, nella grotta, hanno trovato una serie di sculture che hanno tutte come figura centrale Ulisse, Tiberio. Ma come è possibile, scusa, il Colifemo, c'è una zona legata a Colifemo? Sì.
sotto invece c'è la cattedrale. Stavate, pazzesco. Prima costava di meno. Sul secondo? Aspetta, no. Aspettiamo un secondo per caricare. Basta, quindi aspettiamo. Chi manca? Anche la chiave manca, Lisa. Vinto? Loro sono miei, quindi seguite me, facciamo questa passeggiata fino alla chiesa, vi spiego un po' qualche cosa, poi vi faccio vedere dove sono i negozi e vi faccio vedere dove ci dobbiamo trovare, vieni in basso, okay. Venite con me, venite qua. Adesso vuoi vedere che la schiaccio io quando... Aspettavamo la telefonata, non c'è stato. Non è arrivata. È arrivata. Ok, dopo. Bello, eh? Dove dobbiamo andare? Ah, è lì, hai visto? Sì, Giulia, se non ci apre alle 3:30, no? Si gira indietro quello che sta fotografando e sorpresa. Anche se è finita però. Ecco dove hanno sistemato il primo faro, poi era troppo basso, all'inizio del Novecento è stato venduto tutto lo scoglio con il faro, pensando il tedesco l'ha comprato e oggi c'è la pronipote che è la pittrice, viene due mesi l'anno e dalla parte opposta ha il porticciolo dove è venuta una barca e quindi è un'isola privata, oramai il faro è stato messo sul Monte Guardia più in alto. Poi lì su a destra abbiamo quella torre bianca, quella è un albergo oggi, si chiama Torre dei Bordone, ma era una torre di avvistamento e la cupola di San Silverio, ora andiamo, vedete, San Silverio viene disegnato alla fine di luglio, 24-25 luglio, ecco perché stanno preparando, non era per voi, perché uno arriva e dice, ah, adesso ci hanno messo come sono organizzati, l'altro insieme a voi è un blocco marrone, giallo e celeste, è un blocco proprio. Poi in basso sulla sinistra c'è una casa verde, gialla con le persiane verdi, io l'ho detto prima sul pullman, dunque Mussolini che ha inviato tanti socialisti e comunisti sull'isola di Bozza Ventotene, Cortini, Nenni, Amendola, e hanno scritto il famoso manifesto, ebbene anche Mussolini è stato arrestato e portato per una settimana sull'isola di Bozza e ha soggiornato su quella casa gialla lì giù, la vedete con le persiane verdi? Pensate che scrisse una lettera che è conservata a cui al comune,
al parroco della chiesa, si chiamava Lies, mi inviò 1000 lire per fare una messa al figlio di uno, e questa lettera è conservata pure al comune. E poi dopo una settimana lui è partito, poi venne a Milano. Adesso a piazza, è quella via? La via, signor, no, non è mia. No, è una proprietà privata. Sono appartamenti e appartamenti. Quindi questo è il corso principale, il corso Carlo, chissà che adesso vi porto, qua ci sono poi i negozietti, vi porto lì dove c'è una scuola, è la chiesa del Duomo, no? Gli ha dato l'auricolare, il mio gruppo mi ha detto Dio abbassa la voce, la voce squillante. Senza microfono. Ora voi venite con me e facciamo la passeggiata, poi alle 5 meno 20. 5 meno un quarto, non più tardi, ci ritroviamo lì, vedete questo è lo che dire. Alle 5 parte. Allora ascoltate, 5 meno 20 saremo lì, Pontina Navigazione, questo è il Pontina. No, no, dove c'è poca gente? Allora, questa nave che avete di fronte a voi, ve l'hanno detto le colleghe, è una nave cisterna, perché vedete, Ponza non ha più, una volta in epoca romana c'era una sorgente, oggi l'acqua non c'è più, viene portata con le navi cisterna. Queste qui ogni giorno arrivano, scaricano l'acqua in vari punti dell'isola, ci sono i depositi, poi il deposito dà l'acqua alle case, l'acqua qui chiaramente è più cara. Infatti è vero che qua apre il rubinetto, esce il filetto, non esce l'acqua forte come facciamo noi sulla terraferma. Quindi immaginate poi l'estate, pensate che l'anno scorso ad agosto siamo arrivati a 40.000 presenti. Capo si è staccata da Punta Campanella da Sorrento. Questo invece è di Santa. Guardate i colori. Abbiamo la bianco che è la bentonite. Infatti è vero, ha tanti colori. Ma perché non l'aveva notato, signora? Io sì, signora, quando si arrivava. Sarà preoccupata. No, però no, quando si vede. Bianco è la bianco è la bentonite. Poi abbiamo l'ossidiana, quella pietra nera. Lo sanno per fare frecce, no? Ah, fanno i gioielli. Ora costano più tanto. Poi quelle colate gialle che vedete è tutto. Il tubo è come la lava, esce liquida, si solidifica al contatto dell'aria. Poi abbiamo anche il tubo nero. Poi c'è la lava, ovviamente. Niente, ci siamo fatti mancare lì. No, ma infatti quando si arrivava stamattina, gli ho detto, guarda quanti colori. Che è rimasta allo stato naturale. Cioè avete visto, ci sono dei gruppetti di case. Oggi a Ponza non si costruisce. Così, rimane così, quindi grazie a Dio, capito? Sotto di noi c'è una cisterna romana, perché in epoca romana c'era l'acqua, c'era una sorgente, abbiamo una sorgente, una cisterna romana, oggi non c'è più la sorgente che gli arriva con queste navi, capito? Ed ora andiamo dentro così. Oggi loro con i pochi, su una nave che si chiama la Mobile Line, non so se l'avete mai vista, alla balena, come loro. Il proprietario di questa compagnia è di Ponza, è ponzese, e pensate che da Porto Ferraio porta tutti i ponzesi gratis sull'isola di Ponza per la processione.
Allora, arrivano qui e sulla nave di Milano viene portata questa statua che è Santissima. Poi arrivano a Palmarola, fanno il periplo dell'isola di Palmarola, poi tornano qua a Ponza, sbarcano e portano la statua dal porto fino qua dentro. Però mentre fanno la processione si usa gettare sulla folla dei garofani rossi benedetti che ogni famiglia di Ponza tiene in casa per poi rinnovarlo l'anno dopo. Ecco, vedete sotto di lui ci sono dei garofani rossi? Sì, sì, sì. Ma perché il garofano rosso? Perché vedete, il garofano è un fiore che a fine giugno si trova facilmente, ne servono tanti, rosso per il martirio. Quindi ecco perché il garofano rosso. Il martirio. Martirio di Salerno, sì, sì, sì. A Ponza tutti si chiamano Silverio o Silveria. Quando voi salutate, ciao Silverio, si gira tutta la sua. Allora, per farsi capire, dice, ma tu che Silverio sei? Hanno un soprannome ovviamente, perché dice, quale famiglia sei? Mo per capire, te saluta Silverio. Chi Silverio? Hanno un soprannome, che ne so, Silverio il pescatore, Silverio il contadino, capito? Hanno tutti un soprannome, perché se no non riesce a capire chi è. E fuori ogni casa, voi notate sempre, o la statua di San Silverio, oppure, che ne so, una maiolica con San Silverio. Ci tengono tantissimo. Poi fuori casa non ci sta, non c'è, c'è il nome della proprietaria, ma non il cognome, che ne so, zia Gabriella. Che dice, ma chi è questa zia Gabriella? E tanto il postino lo sa chi è, quindi le lettere gliele porta, capisci? 3.000 anime, quindi si conoscono tutti. Quindi Silverio o Silveria? Si chiama lui. Questa è la Madonna che viene portata in processione il Venerdì Santo, con Gesù sotto di lei, vedete, in processione. Poi sulla destra, ora vi voglio far vedere San Silverio. C'è San Silverio. San Silverio? Allora sono andati dentro lì con questo macchinario moderno che non fanno più tagli così, me l'hanno raschiata un po', però lo vedo sempre, alle volte me lo dico e mi che qui si era rovesciato un pochino, che si era rovesciato un po' la borsa, però non ho pensato di aver perso un pezzo. La presenza di tante cooperative agricole e di fiori che avete